Io sono Anna Mazzone, sono una cittadina romana, abito in via Giolitti 101 e sono qui per rappresentare il super condominio 101, 119 e 137. Nel cuore di Roma, di fronte alla stazione Termini, per una settimana siamo stati senza acqua. La CEA ci ha staccato illegalmente, in maniera criminale, il contatore centrale che serve 300 persone. Parliamo di 90 appartamenti, 90 famiglie, tra cui ci sono bambini, anziani, persone che stanno male, disabili. Siamo rimasti per una settimana senza acqua. Finché non abbiamo chiamato i carabinieri, abbiamo fatto denuncia alla Procura della Repubblica. Una mia amica africana mi ha chiesto se abito in Camerun, perché queste cose succedono solo purtroppo in Africa e non dovrebbero succedere nel cuore di Roma. Siamo qui per combattere per i nostri diritti, il diritto a bere, a lavarsi, il diritto all'acqua, che è bene primario e che ACEA ci ha tolto, ripeto, illegalmente, per morosità, togliendo l'acqua sia a chi ha pagato che a chi non ha pagato. E questa è una cosa che nel 2015 a Roma non può e non deve succedere. Ringrazio il coordinamento romano Acqua Pubblica che da anni conduce queste battaglie per i diritti negati e per ristabilire i diritti negati, e anche i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che sin da subito hanno appoggiato la nostra causa e continuano a sostenerci. Grazie a tutti e due, noi continuiamo a combattere e a resistere.